Sono arrivati i primi canoisti nella foce del Garigliano, partiti circa più di 3 ore fa dalla centrale dell'Enel di Maiano di Sessa. Insieme ai primi 3 canoisti arriva la barca d'appoggio necessaria per eventuali interventi di aiuto ai canoisti. In arrivo anche la protezione civile che è intervenuta per questa occasione, per questo evento. Non sono mancate le autorità, non è mancato il pubblico, i curiosi, gli sportivi. La protezione civile ha offerto anche bevande fresche. Altre istituzioni della riva sinistra del Garigliano che sono intervenuti hanno offerto i loro cappellini e oggetti gadget vari. Sì, i ragazzi presenti, che i giovani sono rimasti sicuramente soddisfatti di questa iniziativa, prima iniziativa che vuole valorizzare il fiume Garigliano perché sia più fruibile e non sia abbandonato a sé. Questa iniziativa quindi vuole valorizzare, mettere e far conoscere alle istituzioni in particolar modo e rendere pulito, navigabile il fiume perché possano tutti partecipare con una canoa personale. Alla fine della giornata, della mattinata, sicuramente si ritorna più stanchi ma soddisfattissimi. E questo è un punto in cui ci sono molti che con la canna sono pronti per pescare. Si può tranquillamente, con facilità, anche se c'è la corrente, attraversare il fiume Garigliano dalla riva destra alla riva sinistra. Ora sono pronti, si aspettano gli altri canoisti per poter andare poi all'associazione Corsari della provincia di Caserta per una spaghettata.